Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. In questo video vi spiegherò come realizzare un albero di Natale in 3D utilizzando gli elastici Rainbow Loom. A me piace davvero tanto, spero che piaccia anche a voi e vi lascio al tutorial. Ciao! Ci servirà il telaio, l'uncinetto, un anello per portachiavi e poi ovviamente gli elastici. Utilizzerò un elastico trasparente per realizzare il cappietto, poi 5 elastici marroni per il tronco, 18 elastici rossi per realizzare le palline dell'albero ed infine 126 elastici verdi. Posizioniamo il telaio in questo modo, ovvero con le 3 file di pioli sullo stesso livello e i pioli devono trovarsi con la parte tondeggiante rivolta verso di noi. Iniziamo a realizzare il tronco del nostro albero di Natale. Iniziamo con 3 elastici rossi e li andiamo a posizionare tra il primo e il secondo piolo della fila di destra. Continuiamo inserendo 5 coppie di elastici verdi. Inseriamo la prima coppia tra il secondo e il terzo piolo, un'altra coppia tra il terzo e il quarto, un'altra coppia tra il quarto e il quinto. Un'altra coppia tra il quinto e il sesto, ancora una coppia tra il sesto e il settimo piolo della fila di destra. Ora inseriamo 2 coppie di elastici marroni, la prima coppia tra il settimo e l'ottavo piolo e un'altra coppia tra l'ottavo e il nono piolo a destra. Ora prendiamo un elastico singolo marrone e lo avvolgiamo per 3 volte intorno al nono piolo della fila di destra. In questo modo. A questo punto possiamo girare il telaio ed iniziare a lavorare gli elastici con l'uncinetto. Partiamo dal nono piolo a sinistra. Entriamo con l'uncinetto all'interno di questo nono piolo, agganciamo gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sull'ottavo piolo a sinistra. Ora entriamo con l'uncinetto all'interno dell'ottavo piolo, agganciamo gli ultimi 2 elastici marroni che si trovano sul fondo, li tiriamo verso l'alto e li posizioniamo sul settimo piolo. Entriamo all'interno del settimo piolo, agganciamo gli ultimi 2 elastici che sono 2 elastici verdi e poi li posizioniamo sul piolo che si trova subito sopra. E continuiamo in questo modo andando sempre avanti fino a completare tutta la fila. Ora rientriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila di sinistra. Passiamo con l'uncinetto sotto a tutti gli elastici ed usciamo lateralmente in questo modo. Prendiamo un elastico singolo, che nel mio caso è trasparente, lo agganciamo e lo portiamo all'interno del primo piolo. E poi portiamo questo elastico che abbiamo appena inserito verso l'esterno. Agganciamo il primo archetto che si verrà a formare e lo facciamo passare sotto al secondo archetto. E tiriamo per formare un nodo. A questo punto possiamo sganciare tutta la lavorazione dal telaio. Ed ecco qui il risultato. Mettiamolo momentaneamente da parte e andiamo a realizzare i rametti. Realizziamo per primi i rametti più corti. Prendiamo una coppia di elastici verdi e posizioniamoli tra il primo e il secondo piolo della fila di destra. Un'altra coppia di elastici verdi tra il secondo e il terzo piolo a destra. Ora prendiamo un elastico singolo rosso e lo avvolgiamo per 3 volte intorno al terzo piolo a destra. Giriamo il telaio e lavoriamo questi elastici con l'uncinetto. Partiamo dal terzo piolo della fila di sinistra, agganciamo gli ultimi 2 elastici che sono 2 elastici verdi. Li portiamo verso l'alto e li facciamo agganciare al secondo piolo a sinistra. Entriamo all'interno del secondo piolo, agganciamo gli ultimi 2 elastici che sono sempre 2 elastici verdi e li posizioniamo sul primo piolo a sinistra. Ed ecco qui il rametto è già pronto, non ci resta che sganciarlo dal telaio. Dobbiamo realizzare altri 4 rametti identici a questo. Quindi sfiliamo dall'uncinetto questo rametto e andiamo a realizzare gli altri 4. Ci
Ci vediamo direttamente alla fine di questi passaggi. Una volta realizzati i 5 rametti, dobbiamo posizionarli tutti sull'uncinetto in questo modo. A questo punto prendiamo una coppia di elastici verdi, la agganciamo all'uncinetto e facciamo scorrere su di essa tutti e 5 i rametti, uno per volta, in questo modo. Poi rientriamo con l'uncinetto all'interno di questa coppia di archetti verdi che si sarà appena venuta a formare. Agganciamo questa prima coppia di archetti verdi e facciamola passare sotto alla seconda coppia di archetti verdi e tiriamo. Togliamo l'uncinetto e facciamo passare uno dei rametti all'interno di questi due archetti verdi. In questo modo si verrà a formare una sorta di stellina. Ora facciamo passare l'uncinetto nel centro di questa stellina. In questo modo prendiamo il tronco del nostro abete, facciamo passare l'uncinetto sotto a questi tre elastici marroni che si trovano all'estremità e poi tiriamo il tronco all'interno della stellina facendolo passare in questo piccolo foro. Tiriamo e portiamo i rami verso l'alto in questo modo. Togliamo l'uncinetto e questo è il risultato. Andiamo a realizzare i rami un po' più grandi. Quindi prendiamo una coppia di elastici verdi e la andiamo a posizionare tra il primo e il secondo piolo della fila centrale. Un'altra coppia di elastici verdi tra il secondo e il terzo piolo della fila centrale. Ancora una coppia di elastici verdi tra il terzo e il quarto piolo della fila centrale. Ora inseriamo un'altra coppia di elastici verdi tra il secondo e il terzo piolo della fila di destra. Prendiamo un elastico singolo rosso e lo avvolgiamo per 3 volte sul quarto piolo della fila centrale. Giriamo il telaio e lavoriamo gli elastici con l'uncinetto. Partiamo dal quarto piolo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi due elastici, che sono due elastici verdi. Li tiriamo verso l'alto e poi li posizioniamo sul terzo piolo della fila di sinistra. Ora entriamo all'interno del terzo piolo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul secondo piolo della fila centrale. Entriamo all'interno del terzo piolo della fila di sinistra, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul secondo piolo della fila di sinistra. Ora entriamo con l'uncinetto all'interno del secondo piolo a sinistra e tiriamo verso l'alto questi elastici verdi, sganciandoli dal piolo e poi sganciamo anche gli elastici che si trovano sul terzo piolo della fila di sinistra. E poi li andiamo a posizionare sul secondo piolo della fila centrale. Ora entriamo all'interno del secondo piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi due elastici che sono due elastici verdi e li portiamo sul primo piolo della fila centrale. Agganciamo tutti gli elastici che si trovano sul primo piolo della fila centrale e sganciamo gli elastici dal telaio. Ed ecco qui, un rametto è già pronto. Sfiliamolo dall'uncinetto e ripetiamo gli stessi passaggi per realizzarne altri 4. Una volta realizzati, posizioniamoli tutti sull'uncinetto. In questo modo. Ora per unirli insieme, come abbiamo fatto prima, dobbiamo prendere una coppia di elastici verdi, agganciarla all'uncinetto e far scorrere su di essa tutti e 5 i rametti.
in questo modo. Poi facciamo passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti verdi che si sarà appena formata. Agganciamo questa prima coppia di archetti verdi e la facciamo passare sotto alla seconda coppia e tiriamo per formare un nodo. Togliamo l'uncinetto e ora dobbiamo far passare un ramo all'interno di quest'asola che si sarà venuta a creare. Ecco fatto. Ora facciamo passare l'uncinetto al centro di questa stellina e facciamolo uscire dall'altra parte. Riprendiamo il nostro tronco, facciamo passare l'uncinetto sotto a questi tre elastici marroni che si trovano all'estremità e poi li tiriamo in questo modo, facendoli passare al centro di questa seconda stellina. Togliamo l'uncinetto e portiamo questo secondo gruppo di rametti sotto al precedente. Ecco qui, l'alberello sta prendendo forma. Andiamo a realizzare un giro di rami ancora più grande. Continuiamo inserendo una coppia di elastici verdi tra il primo e il secondo piolo della fila centrale. Un'altra coppia di elastici verdi tra il secondo e il terzo piolo centrale. Ancora una coppia di elastici verdi tra il terzo e il quarto piolo. Un'altra coppia tra il quarto e il quinto piolo della fila centrale. Poi inseriamo una coppia di elastici verdi tra il secondo e il terzo piolo della fila di destra. Prendiamo un elastico singolo rosso e lo avvolgiamo per 3 volte sul quinto piolo della fila centrale. Giriamo il telaio e lavoriamo gli elastici con l'uncinetto. Partiamo dal quinto piolo della fila centrale. Agganciamo gli ultimi 2 elastici verdi, li tiriamo verso l'alto e li posizioniamo sul quarto piolo della fila centrale. Entriamo con l'uncinetto all'interno del quarto piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi 2 elastici verdi e li posizioniamo sul terzo piolo della fila di sinistra. Ora entriamo all'interno del terzo piolo della fila centrale e portiamo gli ultimi 2 elastici sul secondo piolo della fila centrale. Entriamo all'interno del terzo piolo della fila di sinistra e portiamo gli ultimi 2 elastici sul secondo piolo della fila di sinistra. Ora entriamo con l'uncinetto all'interno del secondo piolo della fila di sinistra e sganciamo gli elastici che si trovano su questo piolo e poi sganciamo anche gli elastici che si trovano sul terzo piolo della fila di sinistra. Ora posizioniamo questo gruppo di elastici sul secondo piolo della fila centrale. Poi entriamo all'interno del secondo piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi 2 elastici verdi e li portiamo sul primo piolo della fila centrale. Facciamo passare l'uncinetto sotto a questi 4 elastici verdi e sganciamo tutta la lavorazione dal telaio. Ecco qui un rametto, sfiliamolo dall'uncinetto e andiamo a realizzarne altri 4 identici. Una volta realizzati tutti e 5 i rametti, posizioniamoli sull'uncinetto in questo modo. Ora per unirli insieme prendiamo una coppia di elastici verdi, la agganciamo e facciamo scorrere su di essa tutti e 5 i rametti. Poi facciamo passare l'uncinetto sotto a questa coppia di archetti verdi che si sarà appena venuta a formare. Infine facciamo passare questi 2 archetti verdi sotto agli altri 2 e tiriamo per formare un nodo.
sfiliamo l'uncinetto, allarghiamo questa solina che si sarà venuta a formare e facciamo passare al suo interno uno dei rami che si trovano vicini. Prendiamo l'uncinetto e facciamolo passare al centro di questa stella più grande. Facciamo uscire l'uncinetto dall'altra parte. Riprendiamo il tronco, facciamo passare l'uncinetto sotto a questi tre elastici marroni che si trovano all'estremità e poi tiriamo il tronco verso il centro della stella e lo facciamo passare proprio al suo interno. Possiamo anche togliere l'uncinetto e avviciniamo questi rametti più grandi a quelli che abbiamo inserito precedentemente. Posizioniamo i rami possibilmente in modo sfalsato. Ed ecco qui il nostro alberello in 3D è pronto. Se volete, potete inserire in questo punto un anello portachiavi. Ed ecco qui il risultato. Ragazzi, il tutorial è terminato, spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!